Lettura di Matteo capitolo 4. Gesù fu quindi condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato per 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. E il tentatore si avvicinò e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, comanda queste pietre di diventare pani." Ma lui rispose: "È scritto, l'uomo non deve vivere solo di pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Geova." Allora il diavolo lo portò con sé nella città santa, lo pose sul parapetto del tempio e gli disse: "Se tu sei figlio di Dio, buttati giù, perché è scritto, egli darà ai suoi angeli un comando riguardo a te, e ti porteranno sulle loro mani, così che il tuo piede non urti contro alcuna pietra." Gesù gli disse: "È scritto anche, non devi mettere Geova tuo Dio alla prova." Di nuovo il diavolo lo portò con sé su un monte straordinariamente alto e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria. E gli disse: "Ti darò tutte queste cose se ti inginocchi e mi fai un atto di adorazione." Allora Gesù gli disse: "Va via, Satana, perché è scritto: è Geova tuo Dio che devi adorare, e a lui solo devi rendere sacro servizio." Quindi il diavolo lo lasciò, ed ecco, vennero degli angeli e lo servivano. Quando seppe che Giovanni era stato arrestato, Gesù si ritirò in Galilea. Poi, lasciata Nazareth, andò a stabilirsi a Capernaum, sul mare, nei territori di Zabulon e Neftali, perché si adempisse ciò che era stato detto tramite il profeta Isaia: "O paese di Zabulon e paese di Neftali, lungo la strada del mare, al di là del Giordano, Galilea delle nazioni. Il popolo che era nelle tenebre ha visto una gran luce, e su quelli che erano nella regione dell'ombra della morte è sorta la luce." Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: "Pentitevi, perché il regno dei cieli si è avvicinato." Camminando lungo il mar di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e Andrea, suo fratello, che gettavano una rete in mare. Erano infatti pescatori. E disse loro: "Seguitemi e vi farò pescatori di uomini." Subito abbandonarono le reti e lo seguirono. Proseguendo, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedeo, e suo fratello Giovanni, che erano nella barca con il loro padre Zebedeo a riparare le reti, e li chiamò. Subito lasciarono la barca e il padre e lo seguirono. E Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando la buona notizia del regno e guarendo ogni tipo di malattia e ogni tipo di infermità fra la gente. Così la sua fama si diffuse in tutta la Siria, e li portavano tutti quelli che soffrivano di varie malattie e dolori, indemoniati, epilettici e paralitici, e lui li guariva. Quindi grandi folle lo seguirono dalla Galilea, dalla Decapoli, da Gerusalemme, dalla Giudea e dall'altro lato del Giordano.